croce, fammi scoppiare di gioia di vivere. Luce, fammi strumento per portare attorno a me. Luce, e chi è vicino a me sappia che tutto in te è luce. Preghiamo. O Padre, che nel tuo Figlio ci hai eletto perché diventassimo santi e immacolati, apri il nostro cuore all'ascolto della tua parola e rinnovalo con il tuo Spirito. Donaci di capire il tuo disegno d'amore e di compierlo con animo generoso. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Recitiamo ora il Salmo 8 a cori alterni, il primo coro alla vostra sinistra con il Vescovo Luca, il secondo coro con me. Primo coro. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero, l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ci alziamo. Benedicimi Padre, la parola dell'antica alleanza ci illumini e ci giovi a salvezza. Amen.
Lettura del libro della Genesi. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio. Grazie a Dio. Sediamo. Irrigare e far germogliare la terra, così ogni mia parola noi incontrerà a me, senza operare quanto desidero, senza più conoscenza per cui davvero mandata ogni mia parola. Gli esercizi spirituali di questo anno d'avvento hanno come titolo La vita e vocazione ad amare, prendendo lo spunto dalla proposta pastorale del nostro arcivescovo Mario. Viviamo di una vita ricevuta. E questa sera incominciamo questo percorso appunto con la creazione dell'uomo e della donna, e allora in tutte le sette zone questa sera non ci sarà un predicatore, ma una coppia di sposi che farà una testimonianza. Domani poi ci sarà il predicatore che vi annuncerò alla fine, ma questa sera in tutte le zone c'è una coppia di sposi che ci racconta la propria scelta d'amore. Un uomo e una donna, qualcuno che abita tra noi. Quindi accogliamo Pietro e Letizia da Turbigo per la loro testimonianza. Poi, siccome hanno un bambino con la febbre alta, devono scappare subito dietro, ma li accogliamo. Facciamogli anche un po' di incoraggiamento, bravi. Scusate. Allora, ciao a tutti. Mi chiamo Pietro, lei è Letizia. E abbiamo due bimbi, Giovanni e Chiara, che si è appena svegliata e ha la febbre. Noi veniamo da un piccolo paese, proprio ai margini della diocesi, si chiama Turbigo, e siamo sposati dal 2016. Siamo qui perché ci è stato chiesto di raccontare la nostra storia e abbiamo pensato di farlo scegliendo dei simboli, partendo un po' dal titolo che ha detto il Vescovo, che la vita di ciascuno è vocazione ad amare, amare nella totalità.
Quando ci è stato chiesto di fare questa testimonianza abbiamo subito avuto in mente alcune immagini, e una delle prime immagini che ci viene in mente è l'immagine di un viaggio, o meglio, una vita vista come un pellegrinaggio. Il viaggio è l'immagine che da sempre noi uomini abbiamo usato per descrivere la nostra vita, la nostra esistenza, e ecco il motivo per cui abbiamo scelto come primo simbolo lo zaino. Questo è uno zaino abbastanza vissuto, lo abbiamo usato per un pellegrinaggio che poi vi racconteremo tra poco. La storia di ciascuno è voluta da Dio e la quindi è speciale perché curata e amata da Lui. La nostra infatti è stata una storia normalissima, ma per noi speciale, perché speciale nella normalità. Poi quando ci è stato chiesto di raccontare la nostra testimonianza, non è che lo facciamo tutti i giorni, quindi abbiamo ripercorso un po' tutte le nostre tappe, da quando eravamo in oratorio, dal fidanzamento all'oggi, e abbiamo fatto un po' memoria del nostro percorso, e alla fine ci siamo guardati io e Letizia e abbiamo detto grazie a Gesù, perché ci ha fatto intravedere, adesso Giovanni tira fuori, un filo rosso, il filo rosso della nostra storia, che comunque ci ha fatto esclamare che bello, ne sta valendo la pena. Con calma arriva il filo rosso. Eccolo. Il filo rosso ci ha legato e ci continua a legare. E per noi rappresenta anche quello che ci tiene uniti, che è Gesù. E direi che ne sta valendo la pena anch'io. La nostra è una vocazione al matrimonio, alla famiglia, che nasce però da un percorso che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto come singoli, in oratorio. Poi siamo anche cresciuti come coppia e adesso siamo in una comunità viva, e sicuramente qualcosa potevamo intravedere già quando eravamo singoli, ma poi pian piano che il nostro cammino si è fatto di coppia abbiamo forse aggiunto qualche pezzettino. Ah, come dicevamo, noi siamo cresciuti in un paese piccolino, le nostre famiglie ci hanno educato alla fede andando a messa, e anche l'oratorio è stato un po' spontaneo, l'approdo un po' spontaneo. Ecco perché abbiamo scelto di mostrarvi come altro simbolo, fai vedere Gio, le chiavi della nostra casa. Ma perché per noi l'oratorio è stato davvero la prima casa, alcune volte proprio la prima casa, perché eravamo proprio lì anche quasi a dormire, e adesso un po' meno. Però per noi l'oratorio perché è casa? Chiaramente perché noi prima di tutto ci siamo sentiti accolti in oratorio. In casa tu sei pienamente te stesso, e in oratorio noi eravamo proprio così. Poi abbiamo percepito il calore della casa, fatto non tanto dall'ambiente, anche se ci tenevamo a curare i momenti di catechesi che facevamo ai nostri ragazzi, ma soprattutto è fatto da persone che lo abitano, e ci siamo fidati anche delle persone che per noi, che si sono prese cura di noi, e poi noi pian piano, grazie agli incontri e alle esperienze che abbiamo fatto, abbiamo incontrato anche Gesù. Quindi possiamo dire che in tutta la nostra infanzia e nella nostra adolescenza abbiamo ricevuto tanto, e per questo abbiamo deciso di investire, di spendere il nostro tempo per, diciamo, ripagarci e ripagare di tutto quello che avevamo vissuto, il bene che avevamo ricevuto. Allora, ecco, l'idea della restituzione per noi è stata importante. Abbiamo ricevuto davvero tanto e ci è stato chiesto di restituire. Come? Prima di tutto, facendo servizio in oratorio, quindi da catechisti, animatori durante l'oratorio, educatori degli adolescenti, 18-19enni, giovani. Poi 15 anni fa abbiamo, grazie a alcune intuizioni del nostro dono, abbiamo anche aperto un doposcuola che tuttora esiste ancora. Abbiamo poi partecipato a esperienze di chiesa più in grande,
veniamo da un paese piccolo e avevamo il fatto di respirare, il fatto che Gesù non l'avevamo incontrato solo noi, ma c'erano altre persone, altri giovani, questo ci ha riempito tanto. E come non pensare, magari qualcuno di voi ha già fatto esperienza delle giornate mondiali della gioventù. Io personalmente ho partecipato a quella a Roma, poi insieme abbiamo fatto quella in Germania, a Colonia, a Madrid e a Cracovia. E poi un momento per noi importante di Chiesa Universale è stato e sono stati i capodanni fatti con la comunità di Tese nelle capitali europee. Sono stati momenti molto belli di incontro dell'altro, di crescita nella fede. E un altro aspetto che per noi è stato centrale è il fatto che la direzione spirituale. Come abbiamo detto, noi nasciamo in oratorio, ma anche il nostro lavoro ha preso spunto dall'oratorio, la nostra vocazione nasce proprio da questa esperienza. Io difatti sono un'insegnante, insegno alle scuole medie, insegno italiano, e posso dire che oggi con i ragazzi sono necessarie tante caratteristiche come per esempio pazienza, ascolto, cura, tutte qualità che io da sola non potevo avere. Magari c'era qualche intuizione, però tutto questo l'ho imparato anche grazie all'oratorio. Sicuramente questo talento un po' educativo che ci riconosciamo io e Letizia è frutto di un dono che abbiamo ricevuto. Chiaramente ci siamo formati all'università con le esperienze lavorative, ma abbiamo proprio capito che questo era un talento ricevuto che dovevamo mettere a frutto, ma era proprio qualcuno che ce l'aveva dato. Anch'io sono un pedagogista e un insegnante a scuola. Veniamo al nostro incontro. Le nostre storie si sono incontrate nel 2006. Noi ci conoscevamo già di vista, avevamo fatto qualche oratorio insieme come animatori, però non ci conoscevamo così profondamente, così bene. E poi è venuto il momento invece di un pellegrinaggio che è stato proposto dal nostro don al nostro gruppo di adolescenti e abbiamo accettato. E si tratta del pellegrinaggio di Santiago. Adesso Gio, fai vedere la conchiglia. Ok. Santiago che ci ha, diciamo, fatto incontrare meglio. E quello che, diciamo, abbiamo scoperto l'uno dell'altro sono state le caratteristiche forse più profonde e più importanti che poi ci hanno portato a fare la nostra scelta. Io, per esempio, ho riconosciuto in Pietro la sua profondità, la sua capacità di spendersi per gli altri che un po' mi apparteneva. Invece quello che ha colpito di me Letizia è stato il fatto che, secondo me, Letizia era una persona, è una persona autentica, non scontata, semplice e attratta poi anche da ciò che è essenziale. Ovviamente non sono mancati momenti di fatica, perché subito dopo, diciamo, il momento felice del primo periodo del fidanzamento ci sono stati momenti di dubbio, di fatica, di indecisione. E difatti per noi è stato un tempo poi di verifica tutto questo. È stato più io quello che è andato in crisi, dicono sempre gli uomini. Infatti è vero, mi ricordo, volevo raccontarvi un po' questo episodio. Eravamo a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme con i nostri giovani, come gruppo, e ricordo che io sentivo nel cuore questa cosa, cioè ero attratto da Letizia, ma dall'altro canto il fatto di stare con una persona avevo un po' il timore che fosse un limite, mi limitasse in questo grande desiderio che sentivo nel cuore. E mi ricordo proprio la sera in cui siamo andati nell'orto degli ulivi e il Don ci aveva fatto una meditazione, e poi avevamo dei momenti di silenzio. Eravamo sotto questo ulivo e eravamo a pregare singolarmente, e mi ricordo che sentivo proprio questo travaglio interiore dentro che mi ha fatto mettere molto in crisi. Infatti i giorni successivi io e Letizia tenevo un po' un distacco, perché avevo un po' maturato nel cuore che forse non era non tanto la persona giusta, perché non mi aveva fatto proprio niente, ma era forse io che sentivo nel cuore qualcos'altro.
E io invece mi sono dovuta scontrare un po' con quella che era la realtà dei fatti, perché avevo visto che forse, nonostante io pensassi alla mia vita come una vocazione al matrimonio, forse Pietro non era la persona giusta, forse era quello che dovevo rivedere io. E però appunto io continuavo a sperare che fosse in un altro modo la realtà, e invece i fatti mi confermavano esattamente l'opposto. Allora, per noi in questi momenti, almeno soprattutto per me, è stato fondamentale non stare da soli e farci guidare. Ecco, dicevo prima, la direzione spirituale, il fatto di avere una guida ci ha aiutato, mi ha aiutato tantissimo a mettere a fuoco la realtà, non essere fuori dalla realtà, ma andavamo avanti a vivere, fare tutte le nostre esperienze in oratorio e anche l'università, ma e al lavoro dopo, ma provare un po' a aiutarci il don a rischiarare un po' il nostro cammino. E quindi l'idea è quella di, se la fai vedere giù, una freccia. La freccia come guida, come direzione. Un altro aspetto che ci ha tenuto saldi è stata la perseveranza, perché se non avessimo continuato a affidarci con la nostra preghiera, sicuramente non avremmo forse sciolto le nostre paure, i nostri dubbi, e avremmo continuato in questa direzione, quindi non avremmo risolto nulla, e sicuramente non avremmo neanche capito forse quali sarebbero stati i progetti che erano stati pensati da Dio per noi. E quindi il tempo passava e io sentivamo il fatto che volevamo scegliere, ormai tanti anni che siete fidanzati, ma allora non vi sposate? Questa domanda me la sentivo spesso e io sinceramente sentivo ancora nel cuore quella paura di definitività, cioè ero attratto da un qualcosa di grande, da un amore totale, ma mi faceva una paura grande lo scegliere per maniera definitiva, la paura proprio della scelta. E quindi è arrivato un momento che non abbiamo cercato, ma ci è stato donato. Ricordiamo proprio anche il giorno, è stato l'11 maggio del 2015, arrivavamo da una serata in oratorio con i ragazzi, avevamo fatto tantissime cose, eravamo molto stanchi, il giorno dopo abbiamo preso un tempo per noi e siamo andati lungo il fiume Ticino. E in quel momento lì, ricordiamo che era proprio quasi il tramonto, questa luce, non abbiamo avuto nessuna illuminazione, ma in quel momento lì ci siamo guardati, ci siamo messi a piangere, e in quel momento lì abbiamo sentito molto forte Dio che ci diceva: fidati, soprattutto a me, fidati, vai. E quindi quella cosa che avevo nel cuore, che anche il mio don mi diceva: vai, prova, fidati, L'ho sentita proprio mia, l'ho vissuta, anche perché la scelta era una scelta della mia vita e quindi non volevo prendermi in giro. E ecco, la luce è stato per noi, questa luce è stata per noi importante. E qui ci veniva in mente il fatto che l'uomo davvero non è solo, ma ha bisogno di un aiuto che corrisponda. Letizia in quel momento lì è come se avesse avuto questa grande illuminazione, non l'ho più vista come un limite, ma come qualcuno, una persona che mi riempiva, mi completava, come diceva Genesi, una sola carne. Dopo aver capito tutto questo, e non era una cosa facile, allora abbiamo pensato che era necessario sposarsi non in due, ma in tre. Il motto che abbiamo un po' pensato è: non c'è due senza te. Quindi noi due, che eravamo la coppia, avevamo bisogno di una presenza che ci tenesse uniti e che non ci facesse scappare l'uno per l'altra. E quindi abbiamo detto che se lui ci aveva fatto capire tutto questo, allora lui doveva centrare con il nostro matrimonio.
Quindi il matrimonio per noi adesso, dopo 7 anni, è tempo della pienezza, tempo dell'essere unica carne, della gioia. E poi volevamo tirare fuori dallo zaino, ma è un po' difficile. Ecco, altro simbolo sono i nostri due figli, Giovanni e Chiara, che sono il tempo dell'amore veramente pieno, che comunque ci sfida ogni giorno, perché è fatto a un amore in cui dobbiamo prenderci cura, una grande responsabilità, anche forti tensioni, paure, e di fronte alle sfide che anche i figli ci presentano. Anche la fede nella nostra famiglia si basa su alcuni punti fermi che abbiamo insieme deciso e abbiamo ereditato anche dalla nostra storia. Per esempio la preghiera. Ogni sera noi facciamo una preghiera molto semplice davanti alla croce o comunque davanti a un'icona insieme ai nostri bimbi, e a lui affidiamo tutto quello che è successo nella giornata. Oppure prima di andare a letto facciamo una piccola benedizione sulla fronte dei nostri figli e lo facciamo a vicenda. Oppure gli incontri con la nostra guida spirituale, è un punto fermo questo a cui aggrapparsi. Oppure prendere spunto da alcuni modelli di santità nel quotidiano. E un altro aspetto che sentiamo ancora nel cuore è il fatto di una famiglia che si tiene aperta la porta anche alla comunità. Da soli noi come famiglia non riusciamo ad affrontare le sfide, ce ne sono tante, dall'educazione dei figli a tutti questi ritmi del lavoro che tolgono anche un po' spazio alla condivisione, e c'è un po' la tentazione di chiudersi. Ecco, noi vogliamo, per ora stiamo riuscendo ma con fatica, e vogliamo ancora di più tenere un po' aperto uno sguardo verso la nostra comunità, e quindi ogni mese con un gruppo di famiglie partecipiamo alla catechesi, e adesso ci è stato chiesto dall'anno scorso come impegno anche l'essere coppia guida in un corso fidanzati, e vogliamo in futuro mantenere anche il nostro impegno ritornando in oratorio per, appunto, per i nostri figli. Se dovessimo tirare una conclusione del nostro discorso, potremmo dire che per essere felici abbiamo capito che nel cuore dobbiamo tenere il motto che abbiamo detto poco fa: non c'è due senza tre, senza te. E adesso, riguardando tutto il nostro percorso compiuto insieme, il filo di cui abbiamo parlato prima, che all'inizio sembrava un macello, un groviglio di nodi, in realtà pian piano si sta sciogliendo, e tutto quello che sembrava nodo pian piano si sta trasformando in un intreccio, quindi una trama che prende spunto da due fili che si sono intrecciati tra loro, che sono le nostre storie. Abbiamo concluso e vogliamo salutarvi con alcune parole che per noi sono care, le ha dette un grande santo, San Giovanni Paolo II, che alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000 a Roma ha detto così ai giovani. Io avevo 15 anni, però ricordo ancora quelle parole, quando le vedo ancora mi emoziono. In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità, è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate, è Lui la bellezza che tanto vi attrae, è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. Allora, buon cammino a tutti. Allora, adesso, come anche domani e dopodomani, dopo la riflessione, la meditazione,
gustiamo uno spazio di silenzio, di preghiera personale. Adesso esponiamo l'Eucaristia, abbassiamo le luci e poi ci sarà la possibilità durante lo spazio di adorazione di gustare anche la confessione. Ci saranno diversi sacerdoti disponibili, quindi per circa un quarto d'ora gustiamo questo momento di preghiera. Avete anche dei testi per riflettere, meditare personalmente. Prendetevi la vostra cartolina, appuntatevi un'intuizione e poi dopo, al termine, uscendo, scambiatevi questo scritto. Ci alziamo. Yeah.
ci mettiamo in ginocchio per la riposizione. Sediamo per ricevere le indicazioni per l'actio. Di solito è il predicatore che dà l'actio, ma non potevamo chiedere a una coppia, sono già stati generosi e coraggiosi anche nel portare fuori i bimbi. E io però, mentre parlavano, Don Giovanni mi ha detto: guarda che c'è l'actio da fare, quindi se vi dico che l'ho pensata tutto il giorno, non è vero. L'ho pensata però mentre parlavano. E ho pensato a due storie d'amore che tutti noi abbiamo vissuto in questi giorni. Giulia e Filippo. Loro due questa sera. Due storie d'amore avete sentito, no? Contrastanti. Una è finita in tragedia, come tante purtroppo. Come io spero, se c'è qualcuno in mezzo a voi che vive una storia malata d'amore, domani ci sputi sopra e cambi vita, perché l'amore non è mai possesso. E stasera invece è una storia di libertà. Allora io vi chiedo come actio due preghiere. La prima, in nome di Giulia, questa sera e domani mattina pregate dicendo, prima di addormentarvi, appena vi svegliate, e domani prima di andare a fare il lavoro, scuola, studio, prima di mangiare, domani pomeriggio: Signore, donami un amore grande. In ricordo di Giulia. E poi, in controtendenza, ve lo dice un vescovo che passerà il Natale in galera. La festa di Natale io la celebro in carcere. Per favore, questa sera, prima di dormire, domani mattina,
prima di fare qualsiasi cosa, prima di mangiare, prima del pomeriggio, pregate per Filippo e per tutti quei giovani che vivono di amore malati, di amori malati, di egoismi, di meschinità, che pensano di avere tutto se il corpo sta bene e invece non hanno l'anima marcia. Noi non siamo quelli che si accodano a gridare mostro, mostro, muori, no. Noi abbiamo un Dio che vuole che il peccatore si converta e viva. E allora pregate ricordando Giulia dicendo: Signore, fammi trovare un amore grande, e pregate per Filippo e pregate per la vostra anima, perché non ceda mai al male. Ci alziamo. Recitiamo insieme la preghiera comune. Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi dell'universo e trasformavi in sorriso di bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti. Questo mondo che invecchia, sfioralo con l'ala della tua gloria. Dissipa le sue rughe, fascia le ferite che l'egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla sua pelle. Mitiga con l'olio della tenerezza le arsure della sua crosta. Restituiscigli il manto dell'antico splendore che le nostre violenze gli hanno strappato, e riversa sulle sue carni inaridite anfore di profumi. Permea tutte le cose e possiedi nel cuore. Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito delle foreste divelte, nell'urlo dei mari inquinati, nel pianto dei torrenti inariditi, nella viscida desolazione delle spiagge di bitume. Restituiscici al gaudio dei primordi. Riversati senza misura su tutte le nostre afflizioni. Librati ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto finalmente ridiventerà giardino. E nel giardino fiorirà l'albero della giustizia, e frutto della giustizia sarà la pace. Uniamo le nostre voci e preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi, che noi ne rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che in questa assemblea vuoi illuminare la nostra vita con la tua parola di salvezza, guidaci con mano paterna sul nostro cammino, perché alla scuola del Vangelo diventiamo amici fedeli di Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima della benedizione voglio dirvi che nelle prossime serate io non ci sono, perché appunto c'è un predicatore per ogni zona e mi hanno mandato a Varese a predicare, e quindi io domani sera e mercoledì sono a predicare per quelli della zona 2 di Varese, in città a Varese.
Voi avrete qui Fra Andrea Ferrari, un ottimo fratonzolo, eh? Sulla figura di Mosè domani sera e sulla vocazione di San Matteo, la serata di mercoledì. Vi invito a partecipare a tutte queste serate, perché gli esercizi danno uno spunto di una scelta di vita quando si percorre un cammino e bisogna far fatica tutte le sere. E quindi stasera ne approfitto per farvi anche gli auguri di Buon Natale. Questa benedizione sia la benedizione di Natale da portare nel vostro cuore, ricordando che dovete pregare per avere un amore grande e pregare per chi invece vive amori malati. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Ci sediamo prima del canto. Grazie al Vescovo Luca per aver presieduto questo momento di preghiera, questa prima sera di esercizi così bella. Un grazie a Pietro e a Letizia, grazie a voi per la vostra preghiera silenziosa e molto intima. Adesso faremo il canto conclusivo, il libretto Portiamolo a casa è nostro. Partecipando domani e dopodomani riportate il libretto, perché non ne abbiamo per centinaia e centinaia di persone, quindi questo è vostro, riportatelo. Se avete preso questa sera la penna, riconsegnatela all'ingresso. E poi avete ricevuto una cartolina, chi ha avuto il tempo, l'occasione, l'attenzione di scrivere giù un pensiero, un'intuizione, può condividerla con gli altri uscendo sul sagrato, subito fuori dal santuario. Una persona non conosciuta, offrite il vostro pensiero. Una gioia o un pensiero condiviso può moltiplicarsi, può germogliare in tante forme belle. Ci alziamo per il canto.